Lunedì 20 novembre 2023, ma guardate dove sono, da una valle salto l'altra valle, dalla Valtellina, dove ero stamattina, dalla Vallesina, che è una traversale della Valtellina, piccola, passo poi a un'altra valle, ben grande, Valtellina, ma qui voglio farvi vedere solo il cielo oggi e le montagne e i prati che ci sono in Val Chiavenna. Ma dove sto andando? È questa la curiosità che assale chi ascolta nell'interpretazione le parole. Sto andando al torrente Schisone. Schisone, lo chiamano così. Nasce da un'altezza altissima di una montagna di Prata, ma devo dire che sono qua a questo torrente qua con un bel respiro profondo che non mi manca il fiato. Sono lieto di vivere in quest'aria salobre. Ecco le indicazioni, ma dove vado che non c'è scritto neanche un'approvazione del mio girovagare. Sono qua, l'importante è che sono sopra a questo bel ponte. Vi faccio vedere dal basso la percorribilità sempre dell'acqua. Ripeto ancora, torrente Schisone. Ma dove vado di qua? A Pratella? No, ci vuole troppo tempo Pratella. Aldo non ce la fa a camminare un'ora e mezza. Arrivare là, Ustione, mi ha già accompagnato un'altra persona ad Ustione. No, vado a vedere il campanile nero, perché ci sono diverse leggende che si appropriano di questo campanile nero, in quanto spiegarlo è molto difficile, perché si chiama campanile nero. Ma l'importante è cominciate a dominare le montagne della Val Chiavenna. Guardate le diversità di foglie che ci sono in autunno, i colori che primeggiano, l'armonia dell'occhio, in quanto adesso sto andando proprio al campanile nero, una cosa così scura, tetra, che si differenzia dal lato positivo al lato negativo. Il perché nero, io lo so, le tre leggende che si aggirano su questo campanile, io lo so, ma non le tocca a me raccontare le leggende, in quanto sono consapevole che l'esistere determina in sé sempre un senso di curiosità, il girovagare. Ecco qua la strada per andare al campanile nero. Sono qua, lo ripeto l'ultima volta, torrente Schisone. Sono sceso dal treno a Prata Camportaccio e ragazzi, guardate qua, assolto nella solitudine, vado a vedere questo campanile nero dove abita nei dintorni una sola persona, ma Aldo non ha paura, piace girovagare in quanto è consapevole di conoscere tantissime persone che mi offrono amicizia nel mio canale YouTube. Aldo oggi è arrivato in Val Chiavenna al campanile nero. Sto per arrivare, voglio darvi l'annuncio visivo che tra poco ci sono. Guardate dall'alto la visione dei paesi sottostanti, i paesi che ci sono in basso, denominati Mese, Chiesano in Val Chiavenna, Chiavenna la cittadina principale, Gordona, ma guardate sottostante le altre abitazioni che ci sono e la villetta lì, che vive in un posto così solitario dove l'abbandono si unisce col significato del senso naturalistico. Amare ciò che ci sta intorno a noi, in quanto è la sembianza del proprio io che crea l'habitat, e l'habitat che ami d'intorno crea la tua introspezione. Sì, è vero, più si ama, circon
Ma io la so la parola esatta, ma non aspetta a me dirla. Andiamo, campanile nero. Andiamo, andiamo ragazzi!